Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere questa splendida transizione, praticamente al passaggio di una persona fa la transizione in un altro video, come avete appunto visto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale, qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho già aperto Premiere, ho importato le mie sequenze e questa è la prima sequenza al quale io andrò a effettuare appunto il taglio per la sequenza successiva, esattamente al passaggio di questa persona. Come farlo? È semplice ma abbastanza noioso. Prima di tutto andiamo a individuare un punto in cui vediamo bene la forma del nostro personaggio, praticamente la forma posteriore dove inizierà la nostra transizione. Dopodiché andiamo in opacità, andiamo a selezionare lo strumento penna e quello che dobbiamo andare a fare semplicemente è andare a fare dei punti per disegnare la sagoma della nostra persona. Quindi andiamo a iniziare a fare dei punti i più precisi possibile senza diventare matti. Adesso io diminuisco leggermente la visuale e qui lo andiamo a chiudere in questo modo. Come vedete, questa parte adesso è già venuta tagliata. Andiamo a fare traccia maschera innanzitutto, così ci fa il nostro primo marcatore, e sotto gli andiamo a importare la nostra sequenza. Come vedete, qui si intravede già la sequenza dopo. Andiamo indietro di qualche frame, più o meno dove inizia la nostra persona. Spostiamo indietro anche la nostra selezione. Torniamo su la nostra maschera, quindi selezionando la prima sequenza facciamo maschera. Come vedete, qui ci dà tutti i nostri punti e adesso quello che dobbiamo andare a fare è lo zoom un po', andare a spostare indietro i nostri punti fino a far scomparire totalmente la sequenza sotto. Per muovervi con la mano non usate la mano della maschera, perché se usate questa, come vedete, vi sposta la maschera, ma dovete schiacciare, vedete, H sulla tastiera, vi viene fuori una mano e così potete scorrere fra la vostra immagine zoomata. Dopodiché tornate a schiacciare V, come vedete vi torna fuori la freccina, e andate a spostare i vostri punti. Bene, questo è il nostro punto di inizio, come vedete ci ha già messo anche il nostro marcatore. Ora andiamo avanti di un frame, in questo caso ce lo segue, vedete abbastanza bene. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è, frame per frame, andare a spostare i nostri punti fino al completo passaggio della persona. Quindi andiamo avanti di un frame, proviamo a spostare la nostra selezione completamente e poi andiamo a sistemare solo quei punti. Adesso vado a zoomare giusto per vedere meglio. Andiamo a sistemare un po' i nostri punti. Mi raccomando, per spostarvi schiacciate H, perché altrimenti spostate tutta la maschera, che poco male, dopo vi basterà fare Command Z per tornare indietro.
qui più o meno ci siamo e qui va bene. Andiamo avanti di un altro frame e quello che dobbiamo fare è sempre lo stesso. Spostiamo avanti la nostra maschera il più possibile, giusto per andare a spostare i meno punti possibili. Andiamo a sistemare questi. Andiamo avanti di un altro frame. Insomma, la procedura è questa. C'è da armarsi di buona pazienza e fare questo lavoro. Non è complicato, diciamo che è solo, se volete, noioso come lavoro. Bene, una volta finito, il risultato dovrebbe essere più o meno questo qua. Adesso, come vedete, ci sono delle parti, io ho fatto un po' velocemente. Magari si può andare a interagire sulla sfumatura della maschera, in questo modo, per sfumarla. Già così sembra che vada meglio. Comunque, se ci sono dei punti da ritoccare, tipo qua, vi basterà tornare su maschera e andare a risistemare leggermente i vostri punti. E una volta finito, questo è il nostro risultato. Adesso non è ancora precisissimo il mio, ma che l'ho fatto un po' velocemente. Comunque, questo è il nostro risultato finale. Bene, grazie a tutti per avermi seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Mettete un mi piace al video. Commentate per qualsiasi cosa o per qualsiasi idea o se avete una qualche curiosità o un qualche tutorial che volete vedere. Vi ricordo di visitare il mio sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!